Ciao, sono Francesco Baccini, questa è RG Box, non girata la manopola. Da San Teodoro a Celle Ligure, spieghiamo però per gli amici del web, visto che lo streaming arriva anche, cioè, chi ascolta in Transilvania, spieghiamo che San Teodoro era un quartiere, dove è un quartiere. È il quartiere di Genova, esatto. Dove praticamente sono nato, okay. Che è nel mio quartiere. E invece noi siamo qua a Celle a goderci il concerto di Francesco. Ciao Francesco. Ciao. Grazie. Ciao. Anche voi amici, ehi tu che ci stai ascoltando, ehi tu che utilizzi questi termini dal giorno alla notte, scrivici, facci sapere, perché adesso, cioè, si usano, hai visto che però veramente nel linguaggio parlato quotidiano c'è stato un cambio, cioè si utilizzano veramente dei termini, delle cose che anche soltanto 10 anni fa non esisteva. È vero, perché questa multietnia probabilmente ha fatto sì che si mischiassero magari anche dei termini, oppure anche il fatto della lingua inglese che sia entrata così tanto a far parte della nostra cultura, quindi mischia di qua, mischia di là, poi si creano queste situazioni. È vero, ci sono anche degli aggiornamenti dei vari zingarelli. È vero, addirittura alcuni termini che sono propriamente inglesi sono stati inseriti all'interno del dizionario italiano. Ma incredibile! Perché ormai sono di uso comune di, sì, di tutto, cioè di tutti, anche di persone di una certa età, ho notato. L'altra volta, cioè, mia zia, che ha 84 anni, ha utilizzato il termine tanta roba. No, cioè, che ai miei tempi era un'altra cosa. La prossima volta ti accoglie dicendo: oh, bella zio! Certo. Se sei originale, resta lì. Tra poco potrai ascoltare. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24. Su 24. Molto più di spell. Basta fare casino. Dimensioneitalia.net, la radio della musica e dell'informazione. Allora, continuiamo ad andare avanti con RG Box in questo pomeriggio e, come preannunciato prima, abbiamo Alice. Alice ti chiami, giusto? Sì, sì, esatto. Ecco, no, perché poi non vorrei dire una cosa per un'altra. Esperta di gelati, e in quest'estate calda un bel gelato direi che dovremmo prendercelo ogni 5 minuti. Cosa ne pensi? Che cosa per te il gelato è qualcosa di inebriante? Sì, io ho voluto approfondire le varie tipologie di gelato e di produzione proprio perché io non ne posso fare a meno. Ah, per me è un alimento che però non va mangiato solo d'estate, ci tengo a dirlo. Cioè, tu fai uso di gelato anche durante l'inverno, quindi cioè, non è una cosa che per te è soltanto estiva, Alice. No, certo, ovviamente d'estate si deve dare priorità a quei gusti rinfrescanti, mentre d'inverno è più facile che venga voglia di altri gusti. Vabbè, ma la riprendiamo più avanti. Tanto sento già che c'è questo brano in sottofondo che sta incalzando. Dimensioneitalia.net, la radio della musica e dell'informazione. Dimensioneitalia.net. Dimensioneitalia.net. Il nostro programma che vede alternati molti nostri colleghi, ma di cui in questo momento per ora non me ne frega, perché vorrei parlare appunto delle maschere. Tu sei partita dai colleghi e io già mi stavo preparando, ho detto salutiamo Maurizio, salutiamo Luca, la Katia. Salutiamo questi 5-6 gatti in cui siamo rimasti, come esatto, dice il nostro però, spot. Qui bisogna parlare anche di maschere. Esatto, carnevale è passato da mo'. Però tu mi hai detto che vai a una festa, sì, in maschera. Sì, stasera c'è un ballo in maschera perché è la festa di un amico. Ah, che ha deciso di fare una festa in maschera. Esatto, esatto. Io ho questi amici un po' strani, lo sai, ogni tanto ne porto qualcuno. Amici che a cui piace proprio improvvisare feste e danze in qualunque momento dell'anno, anche fuori luogo soprattutto. Ah, e fuori, carino, ma... Esatto. E fuori ricorrenza soprattutto. Io da granatiere.
Da granatiere, sì, 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 ma sì, hai sì. comprato tutto su via web come no, tu no, sei solito fare? O? Io da piccolo avevo il costume da granatiere. Che consiste? Scusa, spieghiamolo ai nostri amici. Guarda, spieghiamolo dopo. Okay. Perché è un po' complicato. È lunghissima. E siamo rimasti sul vestito da granatiere. Dove di, mi del sta cantozzo. Portando oggi Monica Torrielli? Come è fatto questo? Allora, guarda. Che sarebbe guerriero, no? Il granatiere. Sì, esatto, è un cappello nero, un po' tipo quelli veneziani di un tempo, dei cantastorie. Mm. Assomiglia un po' a quello, sì, effettivamente, con una quello punta. Quello un po' lungo. Bravo, una punta avanti e sì. due laterali un po' particolari. Che cosa c'era poi nel costume? Beh, un. Te lo metti stasera un non gilet te lo nero. Ma è quello dell'epoca, Monica. È quello dell'epoca. Devo far fare una sorta di orlo, insomma, modificarlo un po'. Lo mettevo a 13 anni, abbi pazienza. Ho capito, ma per stasera come fai? O ti improvvisi sarto? Ma ci si può anche improvvisare. No, quello non ce la faccio, non riesco. Da qui a stasera il tempo è ma proprio poco. Io ho informato un po' di zie. Sai le zie? A cosa servono le zie? A imbastire il costume di carnevale. Quindi le mie care zie questa sera inizieranno a cucire, fare una sorta di copia e incolla con pezzi di tessuti. Ma sarà divertente. Dunque avremo un pantalone. Sì, c'è un pantalone. Ma un po' attillato o no? Scende molto a tubo fino al ginocchio. Poi ci sono le calze, quelle bianche da granatieri. Che devo dire? E sopra? Sopra i colori sono rosso, blu e nero. E, praticamente un po' tipo Mazinga Z. Non so se ricordi il cartone animato. Più certo. o meno la parte dall'ombelico in su. Che poi un robot con l'ombelico è bellissimo. Hai dato un'immagine spettacolare. La radio della musica e dell'informazione. E qua stanno arrivando WhatsApp, messaggi a tutto spiano, gente che si sta ricordando i nomi dei gelati più strani, il camillino, il bikini. Beh, questi qui, il bikini credo che ci sia ancora. Poi era il doppio biscotto, se non sbaglio, cioè quello mezzo cioccolato, mezzo crema, e poi il biscotto sia da un, cioè tipo il sandwich in sostanza. Forse esiste ancora e si chiama sandwich adesso. E poi chi non si ricorda il cono quello con la palla di cioccolato, e in fondo al cono c'era una gomma da masticare rotonda. Come si chiamava quello? Il blob, forse? Una roba del genere. Comunque ci sono stati negli anni veramente tutta una serie. Poi ultimamente stanno facendo anche i gelati, quelli a serie limitata. Ad esempio una nota marca, che vabbè non diciamo, comunque famosissima, ha tirato fuori qualche anno fa, tutti i gelati legati ai vizi capitali, se non sbaglio. Ricordo che ce n'erano veramente tantissimi, di gusti completamente diversi. Vabbè, comunque sì, anche RG Box è un programma fatto di gusti diversi, perché un giorno c'è Claudio Gambara, un giorno c'è Luca Cevasco, un giorno c'è Katia Gangale, insomma ci si dà il cambio continuamente. E meno male che noi di RG Box siamo in tanti, perché altrimenti non riusciremmo a sfamarvi in maniera, insomma, come si deve. Molto più di sport, molto più di musica, molto più di news per te, dimensioneitalia.net. Beh, parliamo di meteo, parliamo di situazioni climatiche insieme ad Andrea Mastropasqua, e parliamo di colui che al mare ci pensa un po'. Luca riesce ad andare al mare ed abbronzarsi, parlo di Luca Cevasco, anche sotto la pioggia. Quest'estate è arrivato dopo un acquazzone, era veramente super abbronzato. Ora Cevasco ci spiega. Ci sono degli intrusi, ci sono degli microfono, intrusi. Ci spiega come. Lì la realtà è che ero sudato, perché stavo scappando dai creditori, dai debitori. Quindi non era pioggia. Esatto, non era pioggia, ma era sudore. Era sudore, perché Luca Cevasco direttamente dallo studio di là. Da là. Insieme a Claudio Gambaro, che subito trarremo in inganno, e perché no, anche vicino al microfono. Ciao Claudio. Trarremo, ciao ragazzi. Trarremo Girone. Vedi. Passiamo da uno studio all'altro con grande piacere, poi quando si sta insieme a degli amici sinceri a dialogare. Pensate un po' che
Cioè, Claudio ha fatto 4 programmi con la Torrielli. Pensa che lo hanno distrutto, potrebbe farne 15, potrebbe farne 15 con noi senza subire lo shock. Bravo. L'onda d'urto. Però della... salutiamo la Monica, certo, che certo. È sempre con noi, dei nostri pensieri. Salutiamo la Torrielli. Ci sentiamo tra qualche istante, un po' di musica. Vite di quartieri venuti male, la tangenziale, la ferrovia.